Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Rispondiamo oggi ad una richiesta arrivata da Facebook riguardante il restauro delle cassette, delle vecchie audiocassette che andavano di moda negli anni 70 e 80 prima dell'arrivo del CD. All'epoca registravo, come anche altri musicisti, i miei demo su cassetta. Esistevano dei registratori multipista, oppure registravo con un semplice microfono davanti alla chitarra le mie idee che poi venivano utilizzate nella stesura, nel recording studio. Nel mio caso ho utilizzato un registratore e quindi un lettore di cassette molto professionale, un Marantz PMD510, per poter leggere al meglio una vecchia cassetta demo che avevo registrato nel 1988 e che comunque avevo premura di salvare. Ricordiamoci che all'epoca la grandezza del nastro della cassetta consentiva una registrazione audio molto buona, ma comunque con dei dB bassi, influenzata tra l'altro dai rumori stessi provocati dal nastro. Per questo poi utilizzavamo dei sistemi di cancellazione del rumore chiamati Dolby ABC, eccetera, in grado di equalizzare al meglio la nostra registrazione. Il Marantz PMD510 funziona anche da duplicatori di cassette. Ha il selettore del Dolby B e C, possiede la funzione di loop cassette player, quindi è in grado di far andare il nastro al contrario ed utilizzare la testina per leggere il secondo lato, oppure lasciarlo in modalità standard affinché si fermi quando è al termine della cassetta. È un registratore utile anche per poter creare dei master sul nastro. In questo caso è possibile regolare il volume in ingresso e registrare un buon master grazie ad eccellenti testine di cui è equipaggiato. Per il nostro recupero utilizziamo il DAC A. Accendiamolo. In questo momento la piastra è collegata alla scheda audio Presonus Quantum 2 negli ingressi 1 e 2 che possiedono dei preamplificatori microfonici. Inseriamo la cassetta e siamo pronti per il play. Per il nostro esperimento utilizzeremo quindi la Quantum 2 perché i preamplificatori interni sono di ottima qualità e possiedono quindi un eccellente rapporto segnale-rumore. Per collegarci alla piastra cassette possiamo utilizzare sia le connessioni XLR o nel nostro caso un connettore RCA jack della DAR. Li ho trovati molto buoni. Utilizziamo ora un buon cavo per collegare i connettori alla piastra, anche per preservare al meglio il segnale. Non è necessario attivare la Phantom ovviamente e possiamo utilizzare il gain dei preamp interni o utilizzare un gain software che mette a disposizione Studio One, come vedremo. Ricordiamoci che questo genere di tecnologia necessita di una cura ed attenzione particolare. Nel mio caso ho utilizzato un cotton fioc e alcol isopropilico perché possiede un alto grado di volatilizzazione, quindi dopo la pulizia evapora molto velocemente senza lasciare residui eventualmente dannosi per il nastro. Per quanto riguarda la cassetta invece, il consiglio è quello di riavvolgerla un paio di volte prima del play e nel caso in cui il nastro risulti schiacciato o stropicciato, riavvolgiamola lasciandolo in tensione per qualche giorno in modo che possa al meglio assumere una sua conformazione naturale. Controlliamo che il volume non vada in over. In questo caso con questa piastra non può accadere perché non possiede un sistema di preamplificazione interno, anche perché lo 0 dB dell'analogico risulterà con un'altra scala di valore una volta registrato in digitale. Abbiamo visto come collegare il tutto, adesso scegliamo il software adatto al nostro scopo. Possiamo ovviamente utilizzare Studio One, quindi lanciamolo. Va bene anche Studio One Prime, quello gratuito fornito appunto gratis da Presonus, quindi non dovremo spendere soldi riguardante la DAW. Nel mio caso sto utilizzando una scheda audio Presonus Quantum 2, ma il sistema funziona con tutti i tipi di schede audio. Ecco qui la Quantum. Creiamo una nuova song da zero, la chiameremo Tape. Scegliamo la risoluzione 24 bit, 48 kHz la mia solita risoluzione di recording e prepariamo la song per la registrazione. Abbiamo già visto come inserire i jack negli ingressi 1 e 2 mic della scheda audio. Controlliamo quindi nelle nostre preferenze audio e il setup della scheda. Abbiamo come ingressi 1 e 2 input LR, quindi gli altri non sono stati configurati. Facciamo ok. Aggiungiamo una traccia stereo, la chiameremo tape, audio, una traccia stereo, ingressi
input L e R. La traccia è ora già configurata per poter registrare l'ingresso della cassetta. Come vedremo, l'ingresso sarà molto basso, perché è normale che sia così. Dovremo lavorare o con i preamplificatori di fronte alla nostra scheda audio, quindi la Quantum, quindi alzare il volume del preamplificatore, oppure accontentarci del campionamento effettuato per poi lavorare con una amplificazione virtuale, quindi alzando semplicemente il volume della DAW o del clip audio. Prendiamo la nostra cassetta, la inseriamo, colleghiamo l'uscita del registratore alla nostra scheda audio e andiamo in REC senza utilizzare i preamplificatori per verificare il volume standard a cui è stata registrata la cassetta. Il segnale, come vediamo, sta entrando con dei picchi che si muovono tra meno 18 e meno 24. Questo ci permette di capire che lo zero view pensato per le apparecchiature analogiche, come abbiamo visto in altri tutorial, corrisponde a meno 18 dB, per cui il picco che spesso troviamo sulle apparecchiature analogiche, come potrebbero essere appunto le cassette in questo caso, corrispondono più o meno a meno 18 dB del dominio digitale. Registriamolo, schiacciamo play, mettiamo in record la traccia ed iniziamo a registrare. Come vedremo, i picchi massimi arrivano circa meno 24, meno 18 dB. Lo 0 dB V che noi vediamo sui V meter in genere corrisponde grosso modo ai meno 18 dB FS della nostra DAW, perché stiamo registrando a 24 bit. Se stessimo registrando a 16 bit, questo valore verrebbe cambiato. Questo valore sarà differente, perché ovviamente avremo meno headroom per poter registrare. Il nastro sta registrando, lo lasciamo andare fino alla fine e poi verifichiamo il da farsi. Volendo, potremmo utilizzare i preamplificatori della nostra scheda audio e quindi alzare il volume del canale 1 e del canale 2 per poter registrare con un volume più alto. Questo ovviamente influenzerà il segnale presente sulla cassetta, perché i pre normalmente colorano il segnale in ingresso. La Quantum si comporta in maniera eccezionale, colorando al minimo il suono, quindi la presenza dello stadio di preamplificazione è estremamente naturale. Lo stesso accade per le altre schede audio che uso, come ad esempio RME. In caso contrario, dovrei tagliare la porzione o il file che ho registrato e attraverso l'uso dell'End Tool, che vediamo qui, possiamo alzare dinamicamente il segnale. Questo sarà un segnale aumentato di volume in maniera matematica, questo attraverso l'uso dei preamplificatori della scheda audio. Una volta terminata la registrazione, quindi l'ingresso del segnale, possiamo tranquillamente creare un loop ed esportare la nostra song che abbiamo registrato in MP3, sempre dal menu Export Mixdown, oppure attraverso formato WAV in alta risoluzione a cui abbiamo registrato, quindi 24 bit, 48 kHz. Vedremo poi più avanti come elaborare la traccia registrata per migliorarla e quindi crearci una situazione di remastering dal nastro. Nel caso in cui volessimo invece registrare una fonte mono, quindi nel caso in cui, per esempio, come spesso mi accade, voler recuperare le cassette non audio ma cassette analogiche destinate ai computer degli anni 80 come lo ZX Spectrum ad esempio, utilizzerò una connessione mono, quindi un solo canale, quindi creerò una traccia mono non stereo e registrerò direttamente il segnale che entra. Nel mio caso sto registrando il gioco Jetpack, il mio preferito dello Spectrum. La registrazione è pronta, mettiamo in mute la traccia prima registrata, armiamo la nostra traccia mono per il computer, premiamo play sul registratore ed andiamo in record. Ho abbassato ovviamente i preamplificatori ora, perché il segnale che arriva da una cassetta per computer è un'onda quadra a 800 Hz che contiene appunto le informazioni digitali che verranno poi decodificate dal computer per caricare i files o i giochi all'interno della macchina stessa. Come vediamo, è un segnale mono più alto di volume rispetto alla cassetta audio, perché comunque i registratori che poi portavano questo segnale nel computer avevano bisogno di più preamplificazione. Una volta poi salvato il file, possiamo esportarlo in MP3 per farlo suonare un MP3 player, quindi ricaricarlo all'interno del computer, oppure salvarlo in formato WAV e trasformarlo poi nei vari formati di compatibilità per gli emulatori software. Con questa breve lezione abbiamo visto come recuperare il suono da due tipologie diverse di nastro, ossia un nastro audio contenente una traccia stereo, nel mio caso il demo di chitarra che feci nell'88, oppure la registrazione, quindi il recupero
del segnale audio onda quadra destinato ai computer degli anni 80, nel caso specifico destinato allo ZX Spectrum. Spero che questo breve tutorial vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata, verrete a contatto con le mie tracce e affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Ho da poco aperto anche un account Patreon dove poter contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti ed altri destinati agli utenti Patreon, che godono quindi di un'esclusività su alcuni tutorials e su alcune lezioni. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale. Per il momento è tutto, ciao, a presto!